Le lettere, tre righe secche, partono intorno all'una dalle rispettive segreterie. Destinatari capo dello Stato e Presidente del Consiglio, il Ministro Ronchi, il Viceministro Urso, i sottosegretari Meni e Bonfiglio si dimettono dal governo. Con loro esce anche l'unico sottosegretario dell'MPA, Reina. Dimissioni irrevocabili che significano, spiegano i capigruppo Finiani, Bocchino e Viespoli, il ritiro della fiducia al governo, tranne per la legge di stabilità. L'offerta di Perugia, dicono i Finiani, era chiara. Dimissioni del Premier, nuovo governo, allargato ai centristi, nuova legge elettorale. Berlusconi ha detto no. A questo punto, dice Urso, il prossimo passo sarà la sfiducia in Parlamento. Certo, il voto anticipato resta per i Finiani scenario da evitare. Bocchino apre a un governo di responsabilità nazionale con tutti, anche con il PD. Briguglio si spinge a ipotizzare un simile schieramento anche in caso di voto anticipato. Della Vedova è prudente. Questo è prematuro. La cosa che mi sembra evidente è che se in questo scenario si arriva così alle elezioni, noi un nuovo governo Berlusconi per la rivoluzione liberale che si proclama e non si fa non lo sosteniamo. Nella giornata che di fatto apre la crisi, Gianfranco Fini è a un convegno con il capo dello Stato e con Gianni Letta. Fini e Napolitano restano 20 minuti a colloquio, raggiunti poi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e come a Perugia Fini torna a bacchettare la classe politica sulla moralità. Ha detto con chiarezza che tra le responsabilità della classe dirigente c'è anche quella di aver smarrito quel senso della dignità, della responsabilità e del dovere che dovrebbero essere propri di chi è chiamato a ricoprire cariche pubbliche.